si portavoce presso la Presidente di invitare immediatamente il Presidente del Consiglio a venire a spiegare qui quest'ennesima cialtronata. Grazie. Grazie, onorevole Sibilia. Colleghi, vi pregherei di uscire abbastanza. Scusi, onorevole Sibilia. Anche il Movimento 5 Stelle si associa alla richiesta di ascoltare direttamente dalle parole del Presidente del Consiglio quale sia la vera situazione rispetto alle sue dichiarazioni che ha dato qui proprio in aula, dicendo ad appalto ancora aperto che noi avremmo avuto una nostra azienda italiana a fare lavori a Mosul, sulla diga di Mosul, e avremmo garantito 450 uomini. Questa è l'ennesima menzogna, perché va bene dire le menzogne da Giletti, però delle menzogne che si dicono in aula poi bisogna venire anche a rispondere. Quindi basta con un Presidente del Consiglio non eletto e che mente ai cittadini in maniera costante, deve assolutamente venire quanto prima e soprattutto rispondere di eventuali turbative di quest'asta che era in corso, perché di fatto lui ha dato delle informazioni scorrette favorendo probabilmente qualcuno a discapito di qualcun altro, come è abituato a fare. Grazie. Grazie, come sanno perfettamente l'onorevole Pini e l'onorevole Sibilia, la Presidenza ovviamente si farà carico attraverso i ministri rapporti col Parlamento di avanzare la proposta sollevata in aula al governo. La decisione poi su quando il governo verrà a rispondere non può che essere affidata alla conferenza dei capigruppo. Ne approfitto a questo punto, se qualcuno è interessato, per comunicarvi come saranno i lavori alla ripresa dopo la pausa natalizia, a seguito della riunione della conferenza dei presidenti di gruppo che si è svolta in data odierna. Si è convenuto all'unanimità sulla seguente organizzazione dei lavori per la ripresa dei lavori a gennaio. Vorrei precisare che voi non siete tenuti ad ascoltare, io però sono tenuto a leggerla, quindi se poteste gentilmente rendere la vita un pochino più semplice al Presidente, ve ne sarei grato. Lunedì 11 gennaio, antimeridiana, discussione generale del decreto legge ILVA da inviare al Senato con scadenza 2 febbraio, lunedì 11 gennaio, ore 15 con eventuale prosecuzione notturna. Dichiarazione di voto e votazione finale sul disegno di legge di riforma costituzionale. Martedì 12 e mercoledì 13 gennaio, antimeridiana e pomeridiana con eventuale prosecuzione notturna con votazioni.